Dopo una notizia riguardante l'uscita di Pokémon Go, trapelata il 6 luglio, gli appassionati di Pokémon hanno ricevuto un'ennesima notizia sensazionale. Ieri infatti, come avrete notato sicuramente, è stato rivelato il nuovissimo Pokémon di settima generazione, ossia Salandit. Nonostante ci siano poche informazioni a riguardo, ho deciso di fare comunque questo video, nel tentativo di sviscerare più informazioni possibili e di sapere la vostra opinione su alcune supposizioni che ho pensato dopo il suo annuncio. Detto ciò, iniziamo subito. Iniziamo col ricapitolare ciò che è stato mostrato effettivamente nel trailer. Di Salandit sappiamo che conosce la mossa Tossina e che questa mossa è abbinata ad un'abilità molto particolare, ossia l'abilità Corrosione. Essa permette a Salandit di avvelenare Pokémon che normalmente non potrebbero essere avvelenati, come ad esempio Zubat o Skarmory, Pokémon tra l'altro mostrati nello stesso trailer. Intravediamo poi anche l'utilizzo di altre due mosse, una di tipo veleno e una di tipo fuoco, entrambe volte a creare un danno verso l'avversario. Queste due mosse sono ancora sconosciute, ma dalle immagini possiamo presupporre che siano fango o sporco lancio, quella di tipo veleno, e molto probabilmente quella di tipo fuoco sarà Piro Lancio, dato che effettivamente ha un'animazione che ricorda molto la mossa introdotta in quinta generazione. Dal trailer poi possiamo ricavare un'altra informazione, che ci è data dallo sfondo sul quale combatte il buon Salandit. Questo sfondo rappresenta apparentemente una sorta di vulcano attivo in fase di eruzione, il che mi fa pensare che questo Pokémon non si trovi nell'isola di Melemele, ma piuttosto in un'altra isola. La mia domanda adesso è, guardando la cartina di Alola, notiamo che l'isola a destra di Melemele presenta appunto un vulcano a tutti gli effetti attivo con queste fumarole che si alzano e che possiamo vedere anche all'interno del trailer. Ora dunque, considerando che Tapu Koko ci è stato rivelato come il guardiano dell'isola di Melemele, ritengo molto probabile che la Game Freak stia cercando di rivelarci Pokémon secondo un criterio logico. Finora, secondo me, sono stati rivelati i Pokémon appartenenti alla prima isola, ossia a Melemele, mentre con questo nuovo Pokémon si è passati all'isola adiacente, ossia quella appunto con il vulcano attivo che molto probabilmente abbiamo visto anche nello sfondo del nostro amato trailer. Dunque, se ipotizziamo questa cosa qui, ossia che Salandit appartenga a quest'altra isola e che la Game Freak riveli i Pokémon per ogni isola, mi aspetto nel prossimo trailer molti Pokémon di tipo erba e molti Pokémon di tipo fuoco, a giudicare appunto dalla conformazione geografica di quest'isola. Infatti abbiamo un vulcano attivo e una foresta che sembra apparentemente la più grande della regione, oltre che ovviamente il guardiano di quest'isola, il guardiano che penso che sia un Pokémon che sarà più o meno simile a Tapu Koko, dato che sono tutti ispirati a divinità hawaiane che sono a loro volta oggetto dei tiki, e quindi sì, avrebbe senso come cosa. Bene ragazzi, dopo aver sviscerato il trailer di tutte le informazioni che si potevano ottenere, andiamo ad analizzare un attimino più attentamente le descrizioni di questo Pokémon che ci sono state fornite dal sito ufficiale di Pokémon Sole e Pokémon Luna. Su Salandit vengono rivelate informazioni molto interessanti. Infatti ci viene detto che è un Pokémon in grado di sprigionare un gas tossico e allo stesso tempo infiammabile dalla sua coda, che funziona in pratica da stordente verso i nemici che praticamente crolleranno al suolo ogni qualvolta lo respireranno. Questo Pokémon è un Pokémon che non ha una grande forza in sé per sé, non è diciamo molto potente, ma grazie alla sua astuzia e alla sua tenacia è in grado di affrontare anche avversari molto più potenti di lui e in alcuni casi addirittura a sconfiggerli. Ora su questa descrizione vorrei fare un piccolo discorso. Perché? Un Pokémon che emana dei gas altamente infiammabili. Noi abbiamo già incontrato un Pokémon che era altamente infiammabile, fra virgolette. Si tratta di Litten, il Pokémon starter di questa generazione, che appunto possedeva un pelo che era proprio scritto che era altamente infiammabile. Ora, ovviamente Salandit non è l'evoluzione di Litten, sarebbe una pazzia. Però questo mi fa riflettere. Vi ricordate inizialmente quando si pensava che Litten potesse diventare di tipo fuoco-veleno? Beh, adesso sinceramente credo che con la rivelazione di questo Pokémon che possiede delle caratteristiche che sono simili a Litten,
Diciamo che questa teoria va a smontarsi assolutamente, quindi molto probabilmente l'item sarà o di tipo fuoco buio oppure di tipo fuoco terra. Ecco, scrivetemi magari nei commenti cosa ne pensate di questi due tipi e quali preferireste. C'è da aggiungere anche un'altra cosa però. Se questo Pokémon non è particolarmente potente, mi viene da pensare che diventerà potente. Questo potrebbe voler celare una sua possibile evoluzione. Ecco, anche sull'evoluzione ci farei un piccolo discorso, perché questo Pokémon qua mi sembra associabile a un team malvagio, perché è di tipo veleno, perché è un Pokémon tossico, insomma, sappiamo da sempre che i Pokémon di tipo veleno sono i preferiti di questi team. Quindi potrebbe avere sì un'evoluzione, ma magari non due. Potrebbe essere un Pokémon un po' come Trubbish, decisamente più carino. Però ecco, da lui mi aspetto un'evoluzione e sinceramente spero che questa evoluzione sia forte, perché presenta questo Pokémon un'abilità stupenda e sarebbe davvero un peccato che non la potesse sfruttare in competitive a causa delle sue scarse capacità. Abbiamo poi un'altra descrizione anch'essa molto interessante. Ci viene detto che la femmina non solo sprigiona questi gas velenosi, ma con essi anche dei feromoni che attirano i maschi, sia uomini che Pokémon addirittura, e in alcuni casi possono farli cadere completamente nel loro potere. Quindi in pratica abbiamo un altro Pokémon femminista dopo Vespiquen. A parte gli scherzi, questa cosa è interessante perché potrebbe ispirarsi a qualche animale particolare, ad esempio a un drago di Komodo. Dovete sapere infatti che ultimamente alcuni esemplari di questa particolare specie di lucertola hanno sviluppato un tipo di riproduzione asessuata in quanto la specie è in via di estinzione. Questo piccolo collegamento che mi è balenato in mente, anche se ammetto che forse non è totalmente saldo e probabilmente è molto azzardato, mi incuriosisce davvero tanto e quindi anche in questo caso scrivetemi cosa ne pensate nei commenti. Bene ragazzi, su Salandit abbiamo detto davvero tutto quello che si poteva dire. Io spero che questo video vi sia piaciuto, se è così vi invito come al solito a lasciare un bel mi piace, a commentare e a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Mi raccomando, passate dai social in descrizione per rimanere sempre aggiornati sulle attività del canale. Mi raccomando anche la pagina Facebook che sto tornando a postare pure lì. E niente, detto ciò, noi ci becchiamo in un prossimo video!